gira en quella neula scompari. Con canto tira en tu nella neula scompari. Il Chianti, Firenze è il posto dove sono nato e ho amici, quindi insomma ho la famiglia e tutto, però qua si vive molto bene. Si vive la vita in maniera un po' diversa, con ritmi un po' più rallentati, ecco, rispetto alla Toscana. Io ho fatto l'università a Firenze, la triennale in scienze forestali, e poi dopo ho cambiato, ho fatto la specialistica in agraria. E nel corso della specialistica c'era viticoltura. Ecco, primo giorno, prima ora, è stata una folgorazione. E io di famiglia non avevamo un pezzo di terra, quindi io non la vite, ma anche il vino non è che fino a 25 anni non è che lo bevessi tanto, e non capivo niente, ma proprio niente. Ora mi dirai, anche ora non è che capisci tanto, comunque che se è vero. Ho chiesto la tesi al mio professore, dicendo: professore, io non so nulla di viticoltura, di enologia, però mi piace. Lui mi disse: non va bene lo stesso, ma ti imparerai. E di lì io sono partito. Ah, questa è la prima vigna impiantata nel 2018, o meglio, abbiamo impiantato il Portinnesto nel 2018. Innestato la varietà di Cannonau nel 2019, perché noi ancora piantiamo il Portinnesto a Gemma, a C-budding o a T-budding. Sono due modalità di innesto, sempre a Gemma, però a maggio-giugno innesto sotto la corteccia del Portinnesto americano. Questo è il punto di innesto. Da qui in giù c'è il Portinnesto. Noi utilizziamo il 1103 Poulsen. Da qui in su c'è la varietà. Guyot ramificato, impostato dai 50 ai 60 cm. Siamo in una zona dove c'è l'acqua sotto, dove c'è molta argilla. Sono zone fresche, ma i fattori limitanti sono sempre i soliti due: la mancanza di acqua e il vento. Qui quando tira maestrale dal Monte Arci, tira, insomma. Come vedete, fa una sorta di anfiteatro naturale tra il Monte Arci e i poggi attorno. Come vedete, non ci sono vitigni. No, non ci sono vigne. Ma poi, tra l'altro, si vede lì chiaramente c'erano vigne. Sì. In tutti questi... Guarda tutti quegli spazi in mezzo. Sì, sì. Quindi? Hanno spiantato tutto. Hanno spiantato tutto. Diciamo, abbiamo deciso insieme con la mia compagna, quando c'era da decidere, quando si stava tornando dall'Australia. Io già sapevo di questi terreni, li avevo già visti, però da lì a farci un qualcosa nel campo enologico ce ne corre. Io ho capito, ma non è che vieni da Casal Pusterlengo, vieni dalla Toscana. Ma no? Sì, cioè, ma... No? Sì, ma... Sembra che stia parlando che venga no, da... No, lo so, ma in Toscana, specialmente nel Chianti, le pochissime famiglie hanno la terra. La terra non ce l'ha quasi più nessuno. Appartiene o alle aziende, o alla chiesa, o alle finanziarie, banche, cose, o ai grandi gruppi. Qua ogni pezzettino è delle famiglie, è un'agricoltura totalmente diversa, dove te la respiri. Questo è un male e un bene. Un male perché non ti sei mai specializzato, cioè le aziende sono rimaste un po' più indietro e non c'è stata quella specializzazione che ha portato da famiglia ad azienda. Però il bene è che te respiri ancora un'agricoltura accessibile. Qui non vai alla Conad, cioè ci vai anche... Ma di polli li trovi buoni, di qualità, allevati a terra dal vicino. Secondo me nell'avere una ruralità più a portata di mano alzi
il valore anche della tua vita. Accantami con cavalli lo tormento di cuore. Accantami con cavalli lo tormento di cuore. Sì, poi a 30 anni ho deciso di tornare. Perché? Perché avresti potuto seguire lui. Invece hai convinto lui a venire qua. Sì, cioè, sì. Qual è stato il, cioè, lui ci ha dato una spiegazione, la tua qual è? Perché io amo la Sardegna, mi devo tornare a casa. Se dovevo scegliere, preferivo stare in Sardegna. C'è stato un momento in cui se vi davano il visto per l'Australia, sareste rimasti lì? Io no. Lui no. Io non lo so, 30 anni forse no. E questo vino un po' come lo stai prendendo, insomma, ti interessi anche tu oppure... Sì, 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 io in realtà mi sono interessata al vino prima di conoscere Enrico. Ah, ok. Tramite il mio professore della tesi che mi ha mandato a Bordeaux per fare un tirocinio al Museo del Vino. Quindi va. Sì, sì, ho fatto anche la tesi sul caso di successo del turismo del vino a Bordeaux. Come si vede, eccola qua. Questa ha preso una botta dalla zappatura. Dovrò dire qualcosa all'operaio, che sono io, si vede. Amami come un'onna e nessun vergogna tra la lei.